Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua a parlarvi soltanto del fatto che siamo arrivati a un anno dalla riapertura del mio canale. Voi direte, ma in che senso? Tanta gente che si è iscritto da poco, da qualche mese, non saprà che io ho aperto questo canale nel lontano 29 dicembre 2018. Io quell'anno, per sfida un po', perché tante persone dicevano, ma no, vedi tutti questi film, sai spiegare un po' bene, anche ci stai dando buoni consigli, questi miei amici, sia online sia fisici, perché giocavo spesso alla PlayStation, e lì anche conobbi la mia carissima Katia, che non saprei come fare senza di lei. E da lì ho detto, dai, così in frattempo anche faccio vedere, perché volevo far colpo sulla regia Katia. E quindi ho iniziato a fare questi video tanto per gioco. Ho fatto anche qualche cortometraggio che ho dovuto togliere perché c'erano alcune musiche che violavano, alcune cose di copyright, però niente di grave. Ho continuato a fare delle recensioni, vedevo che alcune mi andavano bene, alcune no. Vedevo che ormai era saturo YouTube, c'erano ormai recensori super affermati, super conosciuti, quindi chi cazzo si doveva guardare a me? Però ho detto, dai, voglio crearmi la mia nicchia e voglio dedicarmi ai film di cui non parla nessuno, cioè che questi qua, YouTuber famosi, non ne parlano. E così ho iniziato. Andato avanti e quant'altro, avevo anche il progetto che dovevo fare un cortometraggio, quindi avevo sia YouTube sia il cortometraggio, quindi mi stavo un po' muovendo qui e là. Ho fatto una trentina di recensioni, mi sono fermato dopo neanche un... Forse un mese, 2 mesi, non mi ricordo per quanto tempo ho fatto recensione e poi mi sono fermato. Che poi è venuta la regia a casa mia e poi vabbè. Non voglio fare il video lunghissimo. Ed è lì in poi, no, mi sono goduto, no, il tempo con lei e non ho pensato più. Ci siamo visti tanti film, ma non ho più recensito. Non ci ho pensato più, perché tanto avevo anche pochi iscritti, ho detto tanto, chi cacchio dovrei mancare? Avevo forse una quarantina di iscritti, ho detto, ma tanto, questi qua non sono manchi cazzo, diceva tanto, la fa un culo. E niente, passando gli anni, arriviamo nel 2020, agosto per l'esattezza, ovvero proprio oggi, 11 agosto, e la regia cade, mi insiste, dice, perché non fai video? Dai, ti cambio le copertine, dai, ti faccio le cose un po' più belle, perché le mie copertine erano orribili, anche il marchio, cioè l'immagine qui era una merda. E me la sistema, dice, dai, fai una recensione. E la prima recensione è stato Il Convento di Midnight Factory, proprio l'inizio scoppiettante, proprio, no? Bellissimo, un film di merda, proprio così si è iniziato, no? E da lì in poi, film dopo film, ogni giorno caricavamo i video, iniziamo a vedere che c'era gente interessata, gente che iniziava piano piano a commentare, ma non chissà che. Abbiamo fatto anche delle recensioni al cinema, siamo andati al cinema, però non avendo anche grandi riscontri, perché alla fine i film del cinema, no, le fanno recensioni grandi, no, recensori di YouTube, quindi la gente non si va a vedere a me, si va a vedere a quelli, e giustamente, no, perché ragazzi, come sapete già, il mondo funziona con i numeri, no? Quindi più sei iscritti, più c'hai visualizzazione, quindi sei più, no, propenso alla gente ad andare là. Anche io stessa cosa, giustamente. E ho detto, devo fare un qualcosa che prende altri non fanno, come io ripeto, poco fa, portare qualcosa di diverso. Quindi mi sono concentrato sui film Netflix, sui film Amazon e mi sono iniziato, diciamo, a cercare di arrivare prima degli altri. Quando potrò riuscire ad arrivare. Poi mi sono trasferito e anche lì abbiamo iniziato a fare altre recensioni, altri format, tipo i video sfoghi, ho fatto le top. Ragazzi, ho fatto un po' di tutto. E ho visto, diciamo, degli innalzamenti finalmente di più persone che commentano, più persone che interagiscono con i miei video, perché quando caricavo i video, ragazzi, mi sentivo un deficiente, mi sentivo solo, dicevo, ma chi cazzo li vede sti video? Vedevo che la gente vedeva, ma non dicevo un cazzo. Sì, qualcuno mi diceva qualche insulto così, mi diceva, fai cacare a fare recensioni, non sei preparato. Ma grazie al cazzo, sfiderei chiunque a mettersi davanti alla telecamera e iniziare a parlare come un deficiente da solo. Non ero abituato a parlare, quindi mi impappinavo, mi bloccavo, mi vergognavo. Casomai vi metto qua sotto il mio primo video del 2018 e il mio video quando ho riaperto il canale.
Niente, ragazzi, io non voglio portarvela a lungo. Sapete come sta procedendo il canale. Io vi ringrazio a tutti. Ho cambiato varie location. In questo canale, veramente, siamo arrivati quasi a 500 video caricati. E ho cambiato più location io che forse altri youtuber, perché sono stato ovunque. Nelle mie recensioni. Parlo sempre in Italia, sempre qua. Anzi, qualche recensione pure fuori l'ho fatta quando sono andato alla Ricercati, ovvero a Napoli. Niente ragazzi, io voglio soltanto dirvi che se qualcuno vi sprona, soprattutto una persona che vi vuole bene e vi ama, ascoltatela, perché se non fosse stato per la regia Katia, io non fossi qua a conoscere tutte queste persone e non avreste visto sta faccia di minchia che tante persone apprezzano. Non avrei avuto questo inizio di questa passione, no? Mi sono iniziato a appassionare che ogni video che caricavo, no? Ero curioso di sapere le persone cosa ne pensavano o meno. Se la pensavano come me, o se non la pensavano come me, però rispettandoci, non come certe testine di minchia che mi vanno a insultare perché non la penso come loro, e non è perché non la penso. Vabbè, un altro discorso, ragazzi. Però veramente, persone così ce ne vogliono. Quindi, grazie veramente tanto alla regia Katia che mi ha fatto riprendere il canale in mano, mi ha fatto caricare 450 video in un anno. Rendetevi conto. Ci sono youtuber che ci sono da 12-13 anni e hanno fatto 2200. Penso che continuando sto passo arriverò a tanti video. Ringrazio anche voi ragazzi che mi commentate sempre, mi supportate per ogni video, che siete neanche il tempo che carico il video, già vedo qualcuno che mi commenta, mette mi piace. Grazie ragazzi, veramente. Se non fosse per voi, non avete tutta questa passione, lo so che lo ripeto sempre e tanti youtuber lo diranno. Che fai un leccaculo, io non guadagno un cazzo, non c'ho sponsor, non c'ho niente, non ci guadagno niente, però mi piace questa cosa. Spero che un giorno arriverò. Io sono sincero, ragazzi, io ancora non sto monetizzando nulla. Per questo anche le mie parolacce vanno proprio a manetta. Perché forse se starei un po' più attento. Non sono arrivato ancora ai 1000 iscritti, per chi se lo domanda, non è facile. Forse dovevo iniziare tempo fa. Ho sbagliato. Forse ho sbagliato ad abbandonare quando nel 2018 ho lasciato. Nel 2019 ho lasciato perdere il canale per ben un anno e mezzo. L'ho abbandonato. Non lo so, ragazzi. Fatemi sapere un po' la vostra. Se vi va, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E fatemi sapere un po' la vostra in merito. E niente, ragazzuoli. Io. Mi sto iniziando a vergognare. Vi saluto, vi ringrazio e guardate questi altri due video e fatemi sapere la vostra. Alla prossima.